Laura, iniziamo a far entrare in questo spazio virtuale i partecipanti a questo webinar. Vi tengo occupati i primi minuti prima di dare la parola ai diversi relatori per dare tempo a tutti di entrare. Vi ricordo che potete commentare, anche salutare ovviamente nella chat, potete anche fare delle domande ai relatori, noi le prenderemo e le passeremo nei diversi momenti dedicati a questo spazio di domande e risposte. Inizio a descrivervi il programma di questa ora e mezza che passeremo insieme. Il tema è quello della transizione al digitale, in particolare con riferimento alle competenze e alle persone. L'occasione per trattare questo argomento ci viene dal fatto che abbiamo lavorato con diversi di voi attraverso una modalità che è quella dei focus group per cercare di approfondire questo aspetto, quello delle competenze delle persone. Sapete che siamo qua perché c'è un progetto del Dipartimento della Funzione Pubblica dedicato alle competenze digitali dei dipendenti della PA, sul quale stiamo lavorando sia con la predisposizione di un sistema di assessment, quindi di autovalutazione delle competenze, sia con dei percorsi di formazione. Il progetto è, come dire, in fase di decollo. Se fosse un aereo, sarebbe proprio nell'accelerazione sulla pista di decollo. Abbiamo svolto diverse attività di test. In questo periodo abbiamo lavorato in maniera abbastanza intensa con la Regione Puglia e i Comuni della Puglia. Da questa settimana in poi il sistema di assessment e di formazione si aprirà a tutte le altre amministrazioni che ne hanno fatto richiesta, quindi il Dipartimento sta accogliendo queste richieste le sta in qualche modo organizzando nel tempo. Parallelamente a questa attività di erogazione, c'è un lavoro di approfondimento sui temi delle competenze. Sappiamo che non si copre tutto il bagaglio di conoscenze necessarie con quello che è definito nel syllabus, e che oltre alla formazione online serve senz'altro un'attività di formazione all'interno delle amministrazioni. Quindi abbiamo cercato attraverso questi focus group di approfondire questi aspetti e capire meglio di cosa si tratta. Peraltro, ultima cosa che voglio dire prima di presentarvi il programma e dare la parola ai relatori. Siamo in una fase che voi conoscete bene, che è quella dell'avvio del PNRR, quindi uno dei forse dei più rilevanti piani di investimento che ha conosciuto l'Italia e che dedica una particolare attenzione al tema del digitale. La stessa Commissione europea chiedeva che almeno il 20% delle risorse dei PNRR nazionali siano indirizzate a colmare il divario nazionale. L'Italia ne ha destinato il 27%, quindi una quota più alta, e in particolare ci sono quasi 7 miliardi dedicati alla digitalizzazione della PA e quasi altrettanti alla costituzione delle reti ultraveloci. Ci sono anche degli obiettivi che vorrei ricordarvi in questo piano perché sono strettamente legati ai temi che stiamo trattando oggi. Esattamente sono cinque gli obiettivi che devono essere raggiunti entro il 2026. Il primo è diffondere l'identità digitale che dovrebbe raggiungere almeno il 70% della popolazione. Quindi abbiamo 3 anni per accrescere l'utilizzo di speed della CIE. Dobbiamo colmare il gap di competenze digitali, questo è il secondo obiettivo, con almeno il 70% della popolazione che sia digitalmente abile. Qua faccio una piccola digressione perché stiamo lavorando anche col Dipartimento per la trasformazione digitale proprio sulle competenze digitali dei cittadini basate sul quadro DIGICOM, che è il quadro europeo delle competenze di base. Dobbiamo portare
Il 75% delle PA italiane utilizza servizi cloud, quindi è importante che anche dentro la PA ci siano le capacità per trasferire i servizi su web e dobbiamo raggiungere almeno l'80% dei servizi pubblici essenziali erogati online. Quindi obiettivi molto rilevanti da questo punto di vista. L'ultimo riguarda proprio la banda larga ed è forse il più ambizioso, ma è uno di quei requisiti essenziali che è raggiungere il 100% delle famiglie e delle imprese con reti a banda ultralarga. Quindi siamo in una fase di avvio di un piano rilevantissimo di investimenti, molti dei quali dedicati a questo tema delle competenze digitali delle persone. Quindi credo che questo incontro sia utile per fare un punto su questa situazione. Quindi avvierei, diciamo, il webinar. Mi sembra che l'ingresso dei partecipanti sia stabilizzato, siete 280, dando la parola ai primi relatori. Dunque, il webinar è organizzato in due fasi. La prima è dedicata proprio alla presentazione dei risultati di questi focus group. Intervengono Imma Cittarelli e Claudia Massa, che hanno lavorato all'organizzazione e all'analisi poi di tutti gli elementi che sono emersi in questi incontri. Quindi loro vi descriveranno sia il lavoro fatto che un po' gli elementi che sono emersi. E poi ci sarà un confronto con delle persone che in qualche modo rappresentano realtà amministrative diverse. Valentina Albano della Funzione Pubblica parla un po' dal punto di vista delle amministrazioni centrali. Gianluca Vannuccini, che è responsabile della transizione digitale della Regione Toscana, ci darà il suo punto di vista dal punto di vista delle amministrazioni regionali. E per finire, Michele Vianello ci racconterà quello che è più presente, più rilevante nelle amministrazioni locali. In particolare, vi anticipo che stiamo per avviare un progetto rilevante per i piccoli comuni, quindi per i comuni sotto i 5.000 abitanti, che avranno una iniziativa, specifica, dedicata, fatta sia di formazione online, ma anche molto di affiancamento e assistenza sul campo. A questo punto sono le 12.08, mi scuso. Non ha potuto partecipare Saro Angeletti, è stato impegnato perché immaginate che in questo periodo c'è una forte pressione sul Dipartimento della Funzione Pubblica. Vi manda i suoi saluti e darei la parola a Imma Allora, prima di Cittarelli tutto e Imma. Sì, Claudia. Ditemi voi chi interviene per prima, attivate le web. intervengo prima io e poi passo la parola a Claudia. Mi sentite tutti? Vi arriva bene l'audio? Buongiorno, benvenuti e naturalmente bene. Allora, io sono Imma Cittarelli, con quanti di voi hanno avuto modo di partecipare e collaborare ai nostri focus group e alle interviste, ci siamo già incontrati, abbiamo fatto conoscenza, quindi vi ringrazio per essere nuovamente qui, con noi oggi a questo evento che vuole, appunto, fornire una prima restituzione degli esiti dell'attività che ci ha visti coinvolti e che desideriamo ovviamente condividere con tutti gli altri partecipanti che hanno espresso appunto interesse a seguire questo tema, gli sviluppi di questo tema, ma anche dell'attività futura. E, come avete sicuramente appreso dal programma, i focus group e le interviste hanno inteso un po' fare il punto sui processi e le iniziative che, come sappiamo, hanno subito una forte accelerazione, soprattutto nel periodo emergenziale, appunto, da Covid-19, e capire quali, appunto, iniziative hanno messo in campo le amministrazioni per fronteggiare, appunto, l'emergenza sanitaria. Approfondendo i principali processi avviati e quelli appunto sui quali c'era ancora un pochino di cammino da fare, ma anche le competenze agite, le priorità di intervento in termini di esigenze formative, e l'analisi poi ha riguardato in particolare le persone, nel senso ruoli, profili professionali
più o meno coinvolti nei processi di trasformazione digitale, con particolare riguardo naturalmente a determinati, diciamo così, ruoli e attività sollecitati appunto dagli stessi partecipanti. L'indagine, diciamo, è stata avviata. Questo è il secondo, l'indagine ha rappresentato, diciamo, un secondo ciclo di focus group che è seguito già a un primo ciclo realizzato a maggio 2020. Il secondo ciclo che ci ha visto direttamente coinvolti è partito da marzo ed è terminato a luglio con 10 appunto interviste curate appunto da Claudia Massa che interverrà subito dopo di me e naturalmente hanno visto sia il focus group che l'intervista e la partecipazione soprattutto di responsabili della transizione al digitale, responsabili risorse umane e formazione e soprattutto per le interviste dipendenti, funzionari o anche dirigenti coinvolti nei principali processi di transizione emersi durante la nostra appunto sessione di indagine, durante i focus group. Le amministrazioni che hanno aderito a questa attività sono 30 e 270, invece 73 sono stati i responsabili e i dirigenti che hanno seguito i focus group e le interviste, per cui un grazie a loro per averci fornito appunto il materiale per poter ragionare e continuare appunto la nostra analisi insieme. Dunque, io non farò una presentazione molto generale perché poi lascerò gli approfondimenti sugli esiti appunto a Claudia. E quello che ho cercato sinteticamente di riportare in queste slide, i principali ovviamente esiti, forniremo invece un report più esaustivo e dettagliato successivamente appunto a questa attività del webinar, a questa attività di diffusione e successivamente anche alla seconda fase di indagine, di attività che riguarda il test degli strumenti di assessment di cui vi parleremo e vi daremo un cenno tra un pochino. Dunque, la prima sessione, il primo focus, come dicevo, ha riguardato soprattutto i processi e le iniziative messe in campo dalle amministrazioni. Abbiamo indagato quelle più o meno avviate nella maggior parte delle PA che hanno partecipato ai focus group. E soprattutto per fronteggiare l'emergenza e quindi l'emergenza e la necessità di impostare e avviare le attività a distanza a seguito appunto del lockdown. La situazione che è emersa naturalmente è caratterizzata a macchie, cioè a macchie di leopardo, non è ovviamente. I processi di digitalizzazione presentano un diverso grado di maturità a seconda dell'amministrazione, a seconda delle risorse ovviamente disponibili, ma anche della tipologia, della vocazione proprio istituzionale delle amministrazioni. In linea generale possiamo dire che sicuramente l'emergenza sanitaria ha dato un'accelerazione soprattutto rispetto agli adempimenti di norme e obblighi preesistenti ovviamente all'emergenza sanitaria e previste dal codice dell'amministrazione digitale. Per cui l'adesione a PagoPA, a SPID, quindi l'adozione delle piattaforme abilitanti, così come il progressivo subentro all'anagrafe nazionale della popolazione residente, si registra per queste attività, per l'adozione a tali piattaforme, un buon grado di avanzamento, di adesione, e così come dappertutto, per tutte le realtà appunto analizzate, così come anche è aumentata moltissimo l'offerta di servizi online. Naturalmente,
sicuramente in prima battuta sono stati soprattutto interessati i servizi essenziali, quindi buoni spesa, agevolazione per i fitti, per gli affitti, per le persone in difficoltà e così via. E si è registrata anche una buona capacità da parte soprattutto delle amministrazioni comunali, medie e piccole, di fare rete sui territori. Quindi abbiamo avuto numerosi esempi di accordi sui territori con gli attori appunto presenti, fornitori nonché commercianti e anche altre istituzioni, quindi un buon anche grado di accordo interistituzionale proprio per garantire servizi minimi essenziali e condividere anche, fare un po' di network. Quindi è stata anche un'esperienza, diciamo, sotto questo aspetto positivo, per attivare know-how e buone pratiche, soprattutto con fornitori e tra amministrazioni. Naturalmente, in quasi tutte le realtà comunali sono stati attivati front office digitali, quindi URP digitali, per contenere naturalmente l'affluenza presso gli sportelli fisici, e c'è stato anche un buon avanzamento per quello che riguarda l'adozione dell'onboarding dei comuni per l'app IO. Per le realtà, diciamo così, un pochino più avanzate, quindi per i comuni più grandi, città metropolitane, ma anche regioni e università, si è registrata una buona, diciamo così, un buon progresso per quello che riguarda la reingegnerizzazione di processi interni di lavoro. Quindi hanno colto l'occasione per rivedere in chiave di semplificazione e digitalizzazione i processi appunto lavorativi. È aumentata molto l'offerta anche di servizi online multicanale ed è aumentata moltissimo la partecipazione ad attività formative online, soprattutto attraverso la partecipazione a corsi appunto massivi in MOOC. E buone performance registriamo anche per quello che riguarda la migrazione dei sistemi applicativi in cloud e la predisposizione di piani formativi più coerenti, più centrati proprio sulle competenze digitali e meno su quelle appunto di tipo normativo e amministrativo. Naturalmente io vi sto, diciamo così, sintetizzando gli esiti, poi lascio a Claudia il compito di eventualmente di stressare le principali differenze. E rispetto invece a formazione, gestione, conservazione del documento elettronico, sicurezza e privacy, infrastrutture e connettività, si è registrata un margine ancora abbastanza elevato di fabbisogno. Quindi su questi temi le amministrazioni coinvolte hanno dichiarato soprattutto che c'è ancora un grosso margine, diciamo così, di lavoro da fare, soprattutto in termini di infrastrutture e connettività su alcuni settori come la sanità, la scuola, ovviamente, come era prevedibile, si sono registrate le principali criticità rispetto alle quali però ogni amministrazione ha posto in essere diciamo, le azioni per garantire come dicevo prima, i livelli minimi appunto di servizi. Delle buone pratiche però sono emerse e naturalmente soprattutto per quello che concerne i piccoli comuni è stata segnalata appunto come buona prassi quella gestione associata dei servizi appunto digitali nonché delle infrastrutture e delle tecnologie. L'introduzione di facilitatori come mediatori culturali, quindi come intermediari tra il ruolo, diciamo così, tra le funzioni amministrative, organizzative e quelle più immediatamente operative, gli accordi, quindi la capacità di fare rete e partnership interistituzionale, ma anche con gli attori locali.
Grosso il punto, ovviamente, una grossa spinta ha avuto lo smart working, ma anche qui non c'è scritto, l'aggiungo a voce, l'e-learning, quindi c'è stata una grossa partecipazione ad attività di formazione a distanza e si sono anche sperimentate ovviamente l'applicazione e l'adozione di sistemi e piattaforme open source. E, da parte appunto di diverse amministrazioni. Rispetto alle competenze, l'indagine ha tutto sommato ha confermato l'impianto tecnico e metodologico del syllabus delle competenze digitali. Noi siamo partiti proprio dalle cinque aree di competenza del syllabus appunto del Dipartimento della Funzione Pubblica, per andare a indagare quali competenze erano sentite più utili, esaustive e necessarie e su quali bisognava naturalmente centrare eventuali azioni appunto, e interventi di formazione. Come vedete qui nel grafico che vi riporto, tutte le aree di competenza macro del syllabus, le competenze digitali sono state ritenute esaustive ed utili. Le ripercorro velocemente: sicurezza, dati, informazioni e documenti informatici, trasformazione digitale, comunicazione e condivisione e servizi online in ordine proprio di utilità. E poi c'è un altro che andremo appunto ad esplorare più avanti. Rispetto alla priorità appunto di intervento, sì, diciamo l'affermazione più diciamo, consistente è quella che ha riguardato le competenze afferenti all'area del dati, informazioni e contenuti digitali e molto anche ci si è soffermati sugli aspetti legati alla sicurezza e alla privacy, seguiti diciamo, a poca distanza, diciamo così, da tutti gli altri. Di tutte le altre competenze descritte dal syllabus delle competenze digitali. Sulle altre competenze ritenute sentite necessarie per attuare appunto la transizione al digitale, in tutti i cluster appunto delle pubbliche amministrazioni partecipanti ai focus group è apparso diciamo chiaro che oltre alle competenze digitali, come appunto accennato anche da Salvatore Marras in apertura, ci sono ulteriori competenze propedeutiche alla realizzazione della piena trasformazione digitale, quelle che l'OCSE definirebbe appunto competenze digitali di management, quindi digital soft skills, ma anche competenze non esclusivamente legate a componenti appunto della conoscenza, quanto piuttosto quello del comportamento. Per cui, come vedete dai tag, dalla nuvola di tag che abbiamo riportato in questa slide, oltre alle digital soft skills, sono emerse ovviamente la capacità di fare networking, di facilitare i processi. E qui di nuovo torna in evidenza il ruolo dei cosiddetti facilitatori o mediatori culturali. Ci si è soffermati sugli strumenti di gestione del lavoro agile a distanza e di project management e di gestione di comunicazione e gestione dei rapporti sia con stakeholder che con i cittadini. Questo per quello che concerne, diciamo, le ulteriori competenze abilitanti la transizione al digitale. Rispetto alle persone,
La nostra, diciamo così, la nostra domanda si concentrava, faceva riferimento a quattro profili, diciamo così, professionali, naturalmente per esigenze di semplificazione sono state ricondotte a solamente quattro profili, in cui comunque tutte, nelle quali tutte le amministrazioni si sono riconosciute e soprattutto cercando di legare gli aspetti legati all'età anagrafica, alle attività, il grado di background in termini di educazione e di formazione, abbiamo cercato di individuare rispetto a queste figure professionali o personas quali sono stati più o meno le criticità o comunque quali sono stati i ruoli che si sono rilevati più proattivi o più frenanti. Ecco, rispetto a questo tema, non c'è stato una evidenza di un qualche ruolo predominante rispetto all'altro. Sono state evidenziate più che altro le barriere al cambiamento che derivano da naturalmente l'elevata età anagrafica dei dipendenti, dal basso livello di competenze digitali, dalla scarsa consapevolezza dei vantaggi che derivano dalla trasformazione digitale e dagli scarsi investimenti nella formazione. Per cui si è Ma chiedo confermato, scusa, diciamo. ma non so quanto sarà lungo l'intervento di Claudia, ma vi restano 4 minuti, quindi volevo segnalare che siamo già al limite del tempo Grazie. disponibile. Va bene, finisco subito. Dunque, quindi questo non ha fatto altro che confermare la natura trasversale dei processi di digitalizzazione e la necessità di un approccio ovviamente attento a integrare competenze e specializzazioni. Detto questo, io, visto che non ho appunto ulteriore tempo, voglio solo ringraziare tutti coloro che hanno preso parte ai focus group, coloro che prenderanno parte alla seconda fase di analisi col test degli strumenti di assessment e invitare chi voglia farlo a segnalare la propria disponibilità al nostro appunto help desk. Detto questo, do la parola a Claudia. Hai solo 3 minuti, faccio Sì, l'arbitro e concedo i tempi esatto. supplementari, però ti chiederei veramente di stare di essere Sì, ma sintetica al diciamo che ha detto massimo. tutto Imma, io non so Grazie, neanche se ha vai. senso, tanto dai, dimmi tu insomma se ha senso andare un po' nel dettaglio. Vai. Allora, va bene, questo è per sintesi molto approfondisco quello che ha già sintetizzato Imma, questa è la sintesi dei comuni medi, quindi una particolarità è stata la differenza tra giovani e senior sulle abilità digitali, quindi sulla facilità di uso delle tecnologie nei giovani, ma alla quale si contrappone una, diciamo, scarsa visione organizzativa, e questo è un dato importante. Sono molto bravi sui social, ma meno attenti ai temi della privacy, quindi questo nella gestione dei servizi online ha rappresentato, è stata evidenziata come criticità. D'altro canto, le figure più senior sono meno digitali, ma soprattutto per quello che riguarda i comuni medi hanno mostrato una maggiore capacità di lavorare in gruppo e di raggiungere un risultato comune, soprattutto in una situazione di emergenza. Quindi, in termini di esigenze formative, l'utilizzo degli strumenti e la modalità di lavorare in gruppo e quindi in maniera trasversale è sicuramente una leva formativa su cui bisogna lavorare. Proprio prima Imma ha citato il tema del networking, la capacità di definire delle partnership, quindi una modalità nuova di lavorare nella pubblica amministrazione, non più per silos, quindi non più verticale, ma orizzontale. Il secondo focus group ha riguardato i comuni piccoli e medi, il tema delle carenze infrastrutturali e di collegamento è stato un tema importante, come una delle risorse è stato quello, un caso di best practice dei comuni dell'Empolese Valdelsa, che attraverso un tavolo multidisciplinare e di gestione associata delle funzioni
transizione e responsabilità della transizione digitale ha sicuramente dato un vantaggio nell'implementazione del passaggio al digitale. Il tema della dematerializzazione rappresenta ancora un punto chiave ed è un punto di arrivo, quindi rappresenta una criticità e un punto di arrivo, e anche sulla capacità e l'utilizzo dei dati per la presa di decisioni. Jaime ha parlato della reingegnerizzazione dei processi che quindi vanno pensati già in chiave digitale. C'è un tema della mancanza di figure di program manager e ancora il tema dell'innovazione è lasciata alla libera iniziativa del singolo, quindi sia in termini di approfondimento sia in termini di implementazione. Il tema della comunicazione e della leadership sono stati evidenziati come temi rilevanti. Il tema della comunicazione, soprattutto nella relazione con i cittadini, è una delle tematiche e delle competenze chiavi per alleggerire anche i processi interni. Vado sui comuni più grandi, che riguarda il terzo focus group, il telelavoro. Questo è stato uno dei temi perché si è parlato di smart working, ma in realtà la maggior parte dei partecipanti hanno messo in evidenza come più che smart working si è trattato di telelavoro, sia per i problemi infrastrutturali che abbiamo detto, sia per diciamo, un mindset di competenze e di cultura organizzativa che ancora non è così sviluppata, e il tema anche della produttività, dove ha visto delle polarizzazioni su persone che attraverso appunto l'attività di lavoro a distanza hanno dato un ma maggiore contributo e persone che invece si sono diciamo dimostrate meno efficienti. Quindi si è parlato nei diversi focus group, così come nelle interviste di lavoro agile, e questo è uno dei temi delle competenze da sviluppare, così come il tema del cloud, su cui si sono anche lì ci sono state delle espressioni di polarizzazione tra persone a favore e persone su cui ancora hanno delle perplessità. La difficoltà di gestire i progetti a distanza, così come la capacità di garantire servizi al cittadino. Il tema del cittadino al centro è stato evidenziato in diversi focus group, in particolare su quello dei comuni più grandi. La multicanalità a cui ha fatto accenno Imma prima è un tema su cui tutte le amministrazioni si vogliono orientare, in particolare ne hanno parlato anche l'università che vedremo dopo, ma è più un tema a tendere che non una realtà. Esigenze formative per quello che riguarda i comuni più grandi è proprio scardinare un po' il pregiudizio che la digitalizzazione corrisponda ad un maggiore controllo e quindi invece quello che tutti hanno evidenziato anche come la digitalizzazione può portare a un miglioramento della modalità lavorativa e addirittura al benessere organizzativo. Le competenze trasversali sono state evidenziate come abilitanti e quindi facilitanti del processo di digitalizzazione, in particolare quello della leadership e dell'orientamento al risultato, e adattabilità al cambiamento è sicuramente essenziale in questo passaggio. Si è richiesta una formazione che sia pratica, quindi sulle technicality, ma che sia anche sulle cultura della digital transformation, quindi sul senso della digital transformation. Riguardo ai comuni grandi, hanno evidenziato anche, come anche già accennato prima, Imma, sulla creare delle co un coinvolgimento dei cittadini, quindi formare anche i cittadini, in particolare nei comuni più piccoli che abbiamo visto prima, c'è stata l'esigenza di formare le persone che sono iniziate ad avere un'anzianità più grande per evitare anche discriminazioni digitali, l'importanza degli innovatori interni per creare delle community e promuovere il cambiamento è visto come elemento facilitante, quindi che siano delle figure che vengano dai sistemi informativi, ma che abbiano anche una sensibilità da un punto di vista organizzativo. Il middle management nei comuni più grandi è risultato già più pronto per il tema della trasformazione digitale e sono quelli che in realtà stanno guidando il cambiamento.
Per quanto riguarda le regioni, il tema delle cooperazioni e quindi il coinvolgimento, come dicevo prima, di tutti gli stakeholder, quindi i cittadini, le imprese, gli enti, i dipendenti, quindi sia in termini di sensibilizzazione ma anche di formazione. C'è uno sforzo che va fatto sia a livello organizzativo di consapevolezza e sintetizzato in questa frase di non confondere il mezzo con il fine, perché la tecnologia deve essere a supporto dell'organizzazione e non viceversa. Quindi deve accompagnare questa modalità di lavoro non per compiti ma per processi. Un tema che è stato evidenziato soprattutto dalle regioni è anche sulle modalità concorsuali, nel senso che attendere si è visto un miglioramento sul tema della transizione digitale attraverso le selezioni e quindi un ricambio generazionale. Il tema che è stato portato è anche su quello che sono le modalità con cui si impostano i concorsi e quindi sulle competenze che ancora vengono richieste, che hanno, diciamo, una anzianità rispetto a quello che oggi la pubblica amministrazione, che passa già al digitale, richiede. Relativamente alle esigenze formative, alle personas, abbiamo alcuni si sono, come la Regione Toscana, già hanno avviato un piano triennale. Una cosa che è emersa evidente è che la formazione è sicuramente un elemento facilitante del passaggio al digitale, perché consente di dare un senso e far comprendere qual è il senso di questo passaggio e soprattutto farne comprendere qual è l'utilità. Quindi rafforzare le competenze giuridico-informatiche, questo è stato visto come essenziale e alla base di tutte e cinque le competenze già indicate dal syllabus, quindi sono le fondamenta. Competenze anche sullo smart working, proprio perché abbiamo detto che è stato più una modalità di telelavoro che non di smart working. Quindi anche la capacità di utilizzare dei sistemi di lavoro in smart working, sia di pianificazione, di programmazione e di gestione anche addirittura delle conference call. Mancano i project manager, quindi abilitare figure ritenute di coordinamento e alla visione strategica di resistenza al cambiamento per le figure più elevate. Questo è emerso indistintamente in tutti i focus group, in particolare però sulle regioni, perché diciamo c'è ancora una resistenza sia per le technicality e sia per una diciamo quindi anche per una paura di sbagliare. Quindi questo passaggio al digitale fa cambiare uno schema di lavoro e quindi diciamo, la paura dell'errore per chi coordina è, diciamo, è più impattante. Università ed enti di ricerca meritano un punto a parte, perché ovviamente anche per la peculiarità delle attività si sono concentrati ovviamente sulla didattica a distanza e hanno visto però in questo passaggio, in questa pandemia, hanno colto l'opportunità oltre che le difficoltà, perché è servito proprio a ripensare sia la didattica, le metodologie, la modalità di fruizione e proprio la relazione con gli studenti. In questo senso hanno attivato anche delle metodologie più partecipative e innovative, come quella del design thinking, e, per coinvolgere tutti gli stakeholder, quindi sia per quanto riguarda la gestione e la formazione documentale, sia per quanto riguarda le tecnologie da utilizzare e le modalità di relazionarsi, al punto tale che anche qui l'obiettivo a tendere è quello di moltiplicare l'offerta, quindi sia attraverso un sistema di sportelli virtuali, sia attraverso una modalità self-service e anche in presenza. Il tema della firma digitale, ovviamente per la gestione degli esami e dei materiali, è stata una delle criticità maggiori. Su questo si sono attrezzati con partnership sia a livello nazionale, ma per ampliare l'offerta, quindi replicare un po' lo schema dell'Erasmus, anche con altri atenei internazionali. C'è un tema di licenze che per le università è importante, anche sulla gestione di docenti interni e esterni per quanto riguarda la parte più amministrativa. Le soluzioni blended, ovviamente, Claudia, scusami, ma siamo anche andati fuori dai tempi di sì, recupero, non vorrei che chiudo poi ci perché questa è fosse l'ultima e un quindi lo sto richiamo all'arbitro. chiudendo. Il tema
proprio in collaborazione con i responsabili della Digital Transformation e la collaborazione delle risorse umane insieme ai responsabili ICT è stato un punto di forza. Quindi tema di cultura organizzativa e competenze abilitanti sono stati quelli che hanno segnato sicuramente una risposta efficace alla trasformazione digitale. Chiudo con le esigenze formative. Sul piano formativo, il tema dei mediatori culturali che siano figure a metà tra l'organizzativo e la parte tecnica. Il personale amministrativo è quello che sicuramente ha più necessità, che fa più resistenza al cambiamento e più necessità di formazione. E sono figure importanti perché di snodo tra l'interno e l'esterno. Quindi l'acquisizione di approcci trasversali, la protezione dei dati, Syllabus come punto di partenza. Io chiudo qui, poi ci sta una parte proprio sulle interviste, però diciamo direi che vi do il tempo perché siamo. Grazie, grazie Claudia. Sì, abbiamo già accumulato un ritardo di 10 minuti, ma mi sembra che sia comunque stato molto importante e utile quello che avete raccontato. Chiederei a Valentina Albano intanto di attivare la sua webcam. Le domande vi pregherei di lasciarle alla fine. Vi ricordo che tutti i materiali, le slide verranno pubblicate su Eventipia nella pagina dell'evento, quindi lì le potete recuperare insieme anche alla registrazione. Del webinar. Valentina, prego, ti pregherei di stare proprio nei 12 minuti in modo da non perdere poi lo spazio per le domande. Assolutamente, Ce la fai? Grazie. mi impegno assolutamente. Buongiorno a tutti, sono Valentina Albano, collaboro da diversi anni con il Dipartimento della Funzione Pubblica e a Corformez sui temi del sviluppo delle competenze, in particolare delle competenze digitali. Oggi vorrei farvi una rapida panoramica su quelle che sono le riflessioni e le azioni alla base delle policy sullo sviluppo delle competenze in ambito digitale per il settore pubblico, che ovviamente vedono la funzione pubblica come con un ruolo di coordinamento e di indirizzo. Partendo proprio dal titolo di questa presentazione, qual è il nesso tra competenze e processi di cambiamento? Ovviamente è abbastanza scontato perché è ampiamente noto che ormai tutti i processi di cambiamento nella PA attengono in qualche modo direttamente o indirettamente al digitale, sia che parliamo di semplificazione, che è uno dei pilastri, diciamo, del processo di modernizzazione della PA, quindi integrazione da banche dati, informatizzazione dei processi gestionali delle documentali e così via. Accesso ai servizi della PA abbiamo visto soprattutto in epoca Covid, speriamo di lasciarcela presto alle spalle, che comunque l'attenzione dei cittadini e la relazione dei cittadini con la pubblica amministrazione è fortemente cambiata e anche aumentata. E ovviamente in questo il ricorso alla gestione online dei servizi assume un ruolo determinante. Nelle forme di lavoro ibrido, ma in generale nelle modalità di organizzazione di lavoro, strumenti di collaborazione anche virtuali diventano assolutamente essenziali. Non si può parlare di trasparenza e partecipazione, così come di governo aperto, senza il digitale e soprattutto in termini di processi decisionali è sempre più importante basare le decisioni sulla disponibilità dei dati e su questo le potenzialità delle nuove tecnologie sono assolutamente determinanti. Quindi se tutti i cambiamenti della PA hanno a che fare con il digitale, è inevitabile che sia necessario creare un ambito di una cultura generalizzata sulle competenze digitali. Ma come fare? Riprendo un framework, quindi un modello di riferimento che ha pubblicato l'OCSE proprio ad aprile di quest'anno, un lavoro che deriva da un gruppo tematico degli leader che coinvolge, per quanto riguarda l'attività svolta dai paesi membri, per l'Italia sia la funzione pubblica che il Dipartimento Trasformazione Digitale. E di fatto questo framework ha come riferimento tre pilastri, quindi per fare in modo, per sviluppare le competenze il talento digitale nel settore pubblico serve lavorare sull'ambiente di lavoro, quindi creare un ambiente che favorisca la trasformazione digitale, lavorare sulle competenze e vediamo quali competenze, quindi un lavoro di sistematizzazione di tutti quei concetti che di fatto poi sono emersi anche nella presentazione precedente, e poi definire una serie di azioni che fanno in modo che entrino nella pubblica amministrazione e vengano mantenute competenze, diciamo,
sul settore digitale. In merito all'ambiente sono tre gli ambiti di intervento principale, quindi lavorare sul management affinché il management sia in grado di esercitare una leadership che favorisce il digitale, quindi sia in grado di comunicare quali sono obiettivi chiari legati alla trasformazione digitale, essere fortemente convinto di quello che si sta facendo in modo tale da guidare verso il cambiamento gli stessi membri del suo team e ovviamente favorire la delega decisionale, quindi la responsabilizzazione del team rispetto ai processi di cambiamento. È importante lavorare sulla struttura organizzativa, questa forse è un'operazione molto complessa nel settore pubblico che è fortemente radicato a un approccio burocratico, favorendo delega decisionale e quindi realizzazione di organizzazioni più piatte e soprattutto instillando l'idea che i processi di cambiamento non devono essere guidati dalle tecnologie, quindi non è necessario a tutti i costi introdurre l'intelligenza artificiale se non è funzionale alla soddisfazione di un bisogno del cittadino o dei lavoratori. Quindi è necessario partire dai bisogni, capire in che modo le tecnologie possano essere validamente utilizzate per soddisfare questi bisogni. Quindi guidare la tecnologia e non farsi guidare dalle mode, assolutamente. Importante. E poi è fondamentale creare una cultura dell'apprendimento, creare dei meccanismi favoriti anche dalla delega decisionale che stimolano la sperimentazione e stimolano anche di andare per prove ed errori, quindi ammettere l'errore non come una dimensione negativa, ma come un elemento che favorisce l'apprendimento. Dal punto di vista delle competenze, quali competenze? Vi dicevo che di fatto l'OCSE fa un'operazione di sistematizzazione delle competenze. Perché sono diverse e magari non tutte servono a tutti i dipendenti pubblici e soprattutto si opera in un processo di stratificazione. A livello base abbiamo quelle che vengono definite competenze di cittadinanza per il XXI secolo, quindi le competenze, la capacità di tutti i cittadini di utilizzare con consapevolezza e spirito critico le tecnologie. Framework che viene, diciamo, ambito di competenza che viene ben descritto dal framework europeo DigiComp 2.0. Poi ci sono le competenze che sono specifiche al contesto di lavoro, quindi legate nel settore pubblico a procedure e strumenti che sono tipici del contesto di lavoro, che sono state descritte nel syllabus che ha proposto il Dipartimento della Funzione Pubblica. Ci sono poi le competenze socio-emotive per il governo digitale, vale a dire quelle cosiddette soft skill che creano l'ambiente favorevole perché stimolano la visione, stimolano la capacità di negoziazione per creare un ambiente favorevole nei team di lavoro propenso all'adozione, alla definizione e adozione del cambiamento digitale. Ci sono poi le competenze professionali, quindi specifiche, diciamo, dei professionisti IT, su cui ha già lavorato molto Agide con la definizione delle linee guida per le figure professionali. Ci sono poi le competenze di leadership per il governo digitale, importanti per gli esperti, ma se volete ancora più importanti per i dirigenti, li definiamo non specialisti IT, cioè quelli che guidano i servizi al cittadino e che quindi devono avere la visione del cambiamento e devono guidare i propri team di lavoro nell'attuazione del cambiamento nei processi di lavoro. Quindi diverse competenze a diversi livelli di stratificazione. L'ultimo l'ambito, l'ultimo building block del framework è come si stabiliscono e mantengono la forza di lavoro digitale. Ovviamente bisogna attrarre i talenti, quindi bisogna cambiare anche il modo con cui si presenta il settore pubblico nei confronti del mondo del lavoro per diventare più appealing per figure, per giovani che hanno una già competenza sviluppata in ambito digitale e anche modificare i criteri di selezione delle figure di specialiste e non. Poi bisogna trattenerli i talenti, quindi attraverso diversi meccanismi che possono essere rendere chiari le progressioni di carriera, ma anche lavorare su quello che è il benessere organizzativo all'interno delle pubbliche amministrazioni e poi sviluppare e mantenere le competenze con tanta formazione formale ed informale attraverso meccanismi differenti e strumenti differenti. Chiave, diciamo che su cui insiste l'OCSE, ma che caratterizza molti paesi e uno tra questi è sicuramente l'Italia, è importante che la pubblica amministrazione si appropri di un bagaglio di conoscenze e di governo della transizione digitale che forse un po' troppo è stata demandata ai provider, quindi ai fornitori esterni di tecnologia che dicevamo.
tornando al discorso di prima, sono forse più concentrati sulla tecnologia e non sulla soddisfazione dei bisogni che inevitabilmente conosce bene soltanto la pubblica amministrazione. Dal punto di vista di policy, che cosa è stato, si sta facendo? Ovviamente l'elemento positivo è che finalmente in maniera molto decisa si ritiene a livello europeo, a livello nazionale, fondamentale investire sulle competenze digitali su tutti i fronti. A livello europeo, lo scorso anno è stata varata la nuova agenda sulle competenze per l'Europa, quindi New Skill Agenda for Europe, che ovviamente tratta tutti gli ambiti di competenze, ma dà un focus particolare sullo sviluppo delle competenze digitali, prevedendo la necessità di raggiungere al 25 con il 70% della popolazione adulta nell'Unione Europea con competenze almeno di base. Pensate che attualmente siamo al 58%, l'Italia è al 42% e il settore pubblico è al 35%, quindi è fondamentale intervenire su questa linea. Quest'anno è stato varato il piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027, che non tratta soltanto del mondo della scuola, ma della formazione per tutta la vita di ogni cittadino, e in particolare in una delle due leve di azione, il miglioramento delle competenze e l'abilità digitale per la trasformazione digitale, che prevede tanti interventi, tra cui l'estensione del framework delle competenze digitali di base, concentrandosi sull'intelligenza artificiale e sui dati, e anche l'introduzione di una certificazione a livello europeo delle competenze digitali. A livello di investimenti, il Next Generation EU, come citava prima anche Salvatore Marras, dedica il 20% delle risorse alla digitalizzazione. È un investimento importante, lo si ha anche nell'accordo di partenariato, quindi sugli 83 miliardi dell'accordo di partenariato. A livello italiano, come siamo messi? Dall'anno scorso, quindi a luglio del 2020, è stata varata la prima strategia nazionale sulle competenze digitali, che è un momento importante perché per la prima volta i ministeri che sono principalmente coinvolti nella formazione o sviluppo delle competenze digitali, quindi parlo del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Sviluppo Economico e Ministero della Pubblica Amministrazione, si sono messi insieme e hanno definito un piano d'azione sulle competenze digitali, quindi riconoscendo l'importanza anche di lavorare in maniera sinergica. Il PNR prevede 40 miliardi sul tema della modernizzazione della PA con forte attenzione sulla digitalizzazione, ma in particolare prevede un fortissimo investimento sulle competenze e tra queste sulle competenze digitali. Sono circa 500 milioni di euro, variamente articolati. Qui sono riportati, diciamo, i tre macro blocchi di attività che sono stati previsti e che vedono, diciamo, la regia della funzione pubblica, la progettazione e realizzazione di MOOC, quindi di formazione online, con particolare attenzione al rafforzamento delle competenze di base e meno di base sul digitale, la creazione di comunità di pratica principalmente rivolte alle figure manageriali, quindi con l'idea di promuovere anche forme di formazione informale, quindi il rapporto tra pari, e la definizione, diciamo, di un programma che prevede la possibilità di personalizzazione degli interventi formativi in funzione delle specifiche esigenze di ogni singola amministrazione in relazione a quella che è la strategia e gli obiettivi di crescita della stessa. Ma se guardiamo sempre il PNR, vediamo come anche nelle altre linee di azione, in maniera diretta o indirettamente, sono previsti investimenti sul rafforzamento delle competenze digitali. Qui ho riportato, sì, da un'analisi del testo del PNR, frasi più o meno riformulate di interventi che appunto riguardano altri ministeri, ad esempio sul MEF, quindi l'importanza di assumere i data scientist, quindi le nuove figure professionali, il Ministero della Giustizia, quindi il rafforzamento delle competenze sul personale degli uffici del processo, la cultura, ovviamente il Ministero dell'Istruzione con il rafforzamento delle competenze dei docenti in ambito digitale e anche il Ministero Salute è un elemento estremamente importante, anche lo sviluppo di dottorati di ricerca innovativi per il settore pubblico, quindi avvicinando il mondo dell'università e della ricerca a quello della pubblica amministrazione. Ovviamente è tutta un'azione che, come dire, i motori sono accesi, si stanno definendo tutte le varie attività di dettaglio. Il Dipartimento della Funzione Pubblica è già attivo, diciamo, sul fronte con il progetto Competenze Digitali, di cui questo intervento di oggi fa riferimento.
I pilastri, li abbiamo già detti, sono tutti messi in campo, quindi il syllabus che descrive le competenze, la piattaforma per l'assessment delle competenze che consente di definire degli interventi di formazione mirati e un catalogo della formazione realizzato con il Formez, da adesso disponibile, che appunto consente di accedere a questa formazione di tipo mirata. A che punto siamo? Di fatto, appunto, come diceva anche Salvatore, siamo già in fase molto avanzata. Abbiamo appena iniziato dei percorsi formativi semplificati per i piccoli comuni, in particolare con la Regione Puglia. Dal mese di ottobre, le amministrazioni, partendo da quelle che avevano già aderito nella prima fase all'iniziativa, possono accedere non più soltanto all'assessment, ma anche alla formazione personalizzata. Contattando la funzione pubblica, progressivamente verrà definito il calendario degli ingressi delle altre amministrazioni. Con questo concludo, vi lascio i riferimenti del progetto, ringrazio e do la parola a Salvatore. Grazie Valentina. Qualcuno aveva proprio chiesto come si può chiedere al Dipartimento di poter partecipare a questo percorso di assessment e formazione. Qui trovate l'indirizzo del sito web, l'email al quale rivolgervi e quindi il contatto avviene attraverso queste semplici modalità. Chiedo a Gianluca Vannuccini se può attivare la webcam in modo che gli posso passare la parola. Buongiorno Gianluca. Abbiamo visto che c'è grande fermento intorno al PNRR, quindi a parte quello che nelle regioni accade dal punto di vista delle competenze digitali, mi piacerebbe anche qualche tuo commento su questo aspetto. Prego. Buongiorno Salvatore, buongiorno a tutti, grazie avermi invitato. Sì, diciamo, noi stiamo un po' lavorando su diverse tematiche e mi piaceva un po' condividere con voi come ci stiamo muovendo e quali sono un po' i passaggi che stiamo cercando di affrontare, appunto, sempre in vista del PNRR. Dunque, provo a scorrere le slide da qua, dovrebbe andare bene. Partirei, diciamo, da un posizionamento diciamo, sull'indice DESI che ormai tutti conosciamo, ma in particolare chiaramente a noi interessa più un punto di vista anche delle regioni, grazie al lavoro, diciamo, in corso al Politecnico di Milano, diciamo, dove siamo messi come Regione Toscana e chiaramente il DESI con il Piano Nazionale, diciamo, Italia 2026, PNRR, ci danno di fatto, diciamo, un po' la bussola su come muoverci, no? Su quali sono gli assi portanti su cui portare avanti le nostre azioni sull'innovazione. E quindi fondamentalmente, diciamo, Regione Toscana non è messa male, ma ovviamente ci sono punti e margini di miglioramento e quindi su quelli ovviamente vogliamo concentrarci. In particolare, diciamo, per quanto riguarda il DESI, quello che notiamo è che un po' abbiamo osservato, è il tema della, diciamo, scarso miglioramento sul tema delle competenze digitali, che è un po' anche l'argomento dell'incontro di oggi, ed è ovviamente l'argomento su cui Formez ha fatto e sta facendo tanto. Quindi, diciamo, su questo fronte, è un po' questo ci deve far scattare a tutti. Tutti i livelli, quindi nazionale, regionale, locale, un campanello d'allarme e uno stimolo per fare sempre di più. Diciamo, noi su queste tematiche ci stiamo muovendo in vari modi. Diciamo, noi in Regione Toscana sta portando avanti una strategia per la transizione digitale. Io sono entrato di recente, insomma, la direzione che dirigo è stata creata dal 2021, quindi da poco tempo, e stiamo portando avanti una strategia che un po' ricalca un po' gli ambiti del DESI. Quindi tutte le varie iniziative che stiamo portando avanti riguardano, diciamo, fondamentalmente come macro ambiti, quello dei dati, quindi dell'uso dei dati as a service per i territori, quello della connettività, appunto promuovere connettività sul territorio, facendo da intermediari verso MISE, verso altri soggetti, quello delle competenze digitali, che poi andrò a raccontarvi un po' più nel dettaglio, e il tema appunto dei servizi digitali su cui stiamo lavorando molto, sul tema dei digital single gateway e degli sportelli unici. Quindi diciamo che
Stiamo lavorando per un aggiornamento dell'agenda digitale di Regione Toscana, la strategia della transizione digitale e in particolare diciamo, stiamo anche lavorando molto sul tema delle competenze digitali e sui dati. Competenze digitali, diciamo, sistemi informativi, come entrano nelle competenze digitali? No? Perché questo è un po' un tema che magari potrebbe sorgere. Noi diciamo, chiaramente l'IT è il soggetto che viene chiamato per sviluppare servizi digitali per i cittadini e per le imprese. E sempre più spesso veniamo chiamati anche non solo a sviluppare servizi, ma anche a raccontarli e diffonderli. Vuoi perché i vari progetti finanziati hanno comunque come KPI, diciamo, di raggiungimento dei vari fondi strutturali e così via, la massimizzazione degli utenti, no, dei servizi che si vanno a realizzare. Vuoi anche perché tipicamente chi ha sviluppato un servizio IT è colui che tipicamente conosce meglio almeno all'inizio il servizio e quindi è chiamato comunque a raccontarlo. Per cui questo ruolo che un po' abbiamo notato che manca nella PA, cioè colui che fa da diffusore dei servizi digitali, che non è la comunicazione, ma è un ruolo proprio di promotore e propulsore dei servizi digitali, quindi deve raccontare continuamente al territorio. Questo ruolo, diciamo, noi dell'IT, ovviamente non solo in Regione Toscana, ma un po' in tutte le PA, veniamo chiamati a svolgerlo sempre di più, sempre di più. Se pensiamo anche al mondo degli open data, no? Anche quello è un mondo in cui l'IT andava un po' a raccontare alle imprese, alle start-up, come funzionavano i dati aperti, come poterli consumare nel modo migliore possibile, analogamente, diciamo, sul tema dei servizi digitali. Quindi, diciamo, a mio avviso va un po' definito nel territorio questo ganglio di formazione. Diciamo, informatore dei formatori, no? Quindi un processo di un nuovo ruolo, sono due nuove tipologie di competenze, ma anche di professionalità che saranno, secondo me, sempre più necessarie nei territori. Quindi colui che apprende come funzionano i servizi digitali e li promuove sempre di più sul territorio. Quindi la strategia regionale si sta muovendo in questo modo. Fondamentalmente, per quanto riguarda le competenze digitali, noi stiamo, diciamo, ovviamente dando come punto di partenza il Piano Nazionale Competenze Digitali e la relativa strategia e diciamo, stiamo individuando su un ambito temporale di mandato, di legislatura, cercando di avere un approccio quanto più olistico possibile, ossia mi piacerebbe riuscire ad affrontare il tema delle competenze digitali coinvolgendo i professionisti, le imprese, i giovani, gli over 65, i dipendenti pubblici, ma anche i dipendenti delle aziende, quindi cercando di avere un ampio raggio di propulsione. Poi chiaramente non è che potremo sostituirci a tutti i vari ruoli, ovviamente coloro che fanno centri per l'impiego continueranno a fare attività di promozione del lavoro o delle nuove occupazioni, coloro che fanno diciamo, assistenza agli over 65 per la parte sanitaria continueranno ovviamente a fare tutto il loro lavoro, non è che ci si va a sostituire, si va ad affiancare, diciamo, con il fil rouge delle competenze digitali questa tematica nel momento in cui si va a raccontare al territorio, diciamo, come funzionano i servizi. Da dove stiamo partendo con questa visione olistica? Dobbiamo partire da qualche parte e stiamo partendo, diciamo, fondamentalmente da quelle che vedete qua, quindi dipendenti PA, formazione professionisti e competenze dell'area, diciamo, over 65. Non a caso per 65 perché c'è tutto il tema ovviamente dell'inverno che arriva, il digital divide connesso ai servizi diciamo legati alla pandemia, ai servizi digitali legati alla pandemia, per cui teniamo molto diciamo il poter offrire un aiuto diciamo ai cittadini anche in questa fascia. Per quanto riguarda le competenze dipendenti della PA stiamo lavorando in particolare sia sulle competenze di base, e che sulle competenze specialistiche, quindi l'idea nostra è quella di affiancare un mix fra processi formativi, tavoli tematici con gli enti del territorio. Regione Toscana ha una lunga storia di comunità con gli enti toscani, la rete tematica Regione Toscana, che abbiamo molta intenzione insomma, di valorizzare sempre di più, e quindi momenti di incontro strutturati, non occasionali, con i territori su certe tematiche e con i colleghi diciamo, dei vari comuni del territorio e anche sempre più rete fra gli RTD, appunto, dei vari comuni.
toscani. Per quanto riguarda i professionisti, l'idea è quella di focalizzarsi su queste due tematiche, quindi sportelli unici e quindi servizi fondamentalmente legati a attività produttive, edilizia e ambiente, che sono i classici servizi, diciamo, più utilizzati dai vari ingegneri, geometri, architetti, geologi e così via, e il tema degli open data, quindi promuovere sempre di più l'utilizzo di open data con strumenti open source, GIS, per far prima il proprio lavoro, quindi per evitare di fare ore e ore di telefonate e di giri ai vari uffici. Quindi l'idea è di focalizzarci su queste due aree per quanto riguarda, diciamo, i professionisti. Questo da qui, diciamo, direttamente a fine anno come attività che stanno partendo. Sul tema degli Over 65 partiamo un po' da un'interpretazione un po', diciamo, da un punto di vista del digital divide, no? Per questa tipologia di utenti, di cittadini. Ma io vedrei un mix di tre elementi, quindi persone, bisogni e strumenti, no? Che quindi devono essere uniti, appunto dal tema delle competenze di base, in particolare delle competenze digitali. Le persone che stiamo indirizzando sono fondamentalmente persone che hanno patologie croniche, difficoltà ad accedere e usare internet, che sono residenti per esempio in aree interne della regione e che magari hanno lontananza fisica dalle città, dai centri più abitati dove magari stanno i loro familiari, quindi sono un pochino più in difficoltà nell'avere le reti familiari che danno magari un aiuto, no? Nell'immediato per navigare o per usare certi servizi, e anche per esempio persone di diverse nazionalità che non conoscono bene la lingua, quindi hanno difficoltà linguistiche. Quindi questa è un po' la tipologia di cittadini che stiamo affrontando in questa prima fase. I loro bisogni, quali possono essere? Quindi la necessità di cure e assistenza, in primis tutti i servizi digitali legati alla pandemia, ma anche semplicemente contattare amici e parenti, quindi fare una call con gli amici o con i nipoti, oppure bisogni quotidiani, quindi farsi portare la spesa a casa, fare diciamo, la spesa in farmacia, usare il trasporto pubblico locale. Quindi sono bisogni che chiaramente possono essere resi più semplici e più, diciamo, e dare una migliore qualità della vita se si utilizzano, diciamo, strumenti digitali in modo più smart, diciamo così, in modo più semplice. Gli strumenti quali sono? Quelli che stiamo un po' cercando di promuovere. Gli strumenti sono in primis ovviamente la connettività e dispositivi hardware necessari, da un laptop, dal PC di casa, un tablet, al cellulare stesso, lo smartphone. Gli strumenti di base della rete, quindi capire un po' quali sono, per esempio, anche i principali rischi, no? Che cosa vuol dire un phishing, cosa vogliono dire, cosa significano le frodi più comuni che una persona può trovarsi via SMS o via mail. Quali sono i servizi pubblici digitali essenziali? Anzi, colgo l'occasione di questo incontro per cercare di capire se è possibile sempre di più promuovere servizi centrali sui territori, quindi creare dei pacchetti formativi, informativi sui servizi digitali degli enti nazionali che possano essere usati nei territori per spiegare un po' ai cittadini anche come funzionano i servizi di INPS, agenzie entrate e così via. Servizi per vivere meglio, come dicevo, quindi anche per esempio usare le recensioni per decidere dove andare in vacanza, e tutto il tema della telemedicina a cui questa idea progettuale chiaramente si affianca. Quindi fondamentalmente quello che stiamo facendo in questo periodo è di unire delle progettualità già avviate in Toscana su questa tematica, che erano molto più legate al tema della telemedicina e teleassistenza, andando ad affiancarle al tema delle competenze digitali ed estendere il concept non soltanto alle tematiche di teleassistenza, ma anche per esempio a tematiche legate appunto, all'uso di servizi digitali di uso quotidiano. Stiamo mettendo a valore diciamo, una rete che è molto molto estesa tra sindacati, volontariato, terzo settore, varie reti già esistono, quindi non si sta inventando niente, si sta solo valorizzando una serie di attori che è stata, diciamo, come rete molto molto rodata durante la pandemia, quindi molto molto efficiente a questo punto di vista, che già ha un rapporto enorme e capillare con la popolazione. E quindi fondamentalmente siamo pronti a partire. Siamo pronti a partire, qui vado a chiudere fondamentalmente come ci stiamo muovendo: da un lato implementando una metodologia, una misurazione dei risultati con diciamo, università e centri di ricerca, in modo da essere certi che quello che facciamo sia veramente propedeutico ai KPI del DESI, una strategia regionale sulle competenze digitali, in modo da avere anche una visione di lungo termine sul mandato diciamo, di legislatura e quindi andare a vedere un po' quali sono tutti gli obiettivi da affrontare. E,
Stiamo definendo un basket dei servizi da promuovere su cui dare assistenza, alcuni un po' ve l'ho già accennati, e infine stiamo definendo un calendario di eventi e iniziative da farsi sia dal vivo sia in rete che in vari luoghi di aggregazione, in modo da toccare quanto più possibile le varie tipologie di cittadini. Bene, io ho concluso e quindi vi ripasso la parola. Grazie Gianluca. Beh, mi è piaciuto molto il tuo approccio olistico all'intervento sul territorio, anche perché un po' ritrovo una idea che stiamo cercando di portare avanti in un progetto che sarà destinato ai piccoli comuni, ai comuni sotto i 5.000 abitanti. L'abbiamo definito in maniera leggermente diversa, ma la sostanza è quella, cioè l'idea di fare dei progetti di open innovation su un territorio dove un po' con la logica della quadrupla elica si coinvolgono i cittadini, le amministrazioni, le imprese, le strutture formative, quindi un lavoro nel quale si riesce a far collaborare questi diversi soggetti. Quindi ne approfitto già per lanciare l'invito, ci piacerebbe farne anche in Toscana una di queste esperienze pilota, quindi magari se da parte vostra c'è interesse ci sentiamo. Parlando proprio di piccoli comuni, chiedo a Michele Vianello di attivare la webcam, il tema è quello dei Eccolo. comuni, ma Michele ha una particolare sensibilità per quelli più piccoli e quindi ti do la parola per questo ultimo intervento. Prego. Grazie, buongiorno a tutti voi. Io mi occupo di attività di formazione e di assistenza agli RTD nel mondo dei comuni e in particolare, soprattutto in quest'ultimo periodo, anche per mie attività professionali, tantissimi, tantissimi piccoli comuni. Partiamo da un punto. In questo momento io sintetizzerei la situazione un po' in questo modo. In vista di questa scadenza del 28 febbraio, quella, ricordate bene, quella secondo la quale bisognava avviare tutti i progetti perché i servizi venissero fruiti in modalità digitali dalle PA, parallelamente il lancio dell'app IO, parallelamente il pieno, poi in realtà non è venuto così, il pieno utilizzo di Pago PA. Dicevo, dall'insieme di queste cose, 28 febbraio è stato un po' un'accelerazione. Tutti alla ricerca, tutti all'inseguimento di questo mitico 28 febbraio. Il problema vero è che dopo il 28 febbraio questo processo non è stato accuratamente monitorato e soprattutto, diciamo così, si è stati un po' alla quantità, quanto speed. Quanti servizi utilizzando SPID un'amministrazione ha, senza preoccuparsi invece di quanti cittadini utilizzano invece SPID. Pago PA ha ancora forti problemi da parte di utilizzo perché le banche, ad esempio, continuano ad accettare pagamenti al di fuori del nodo Pago PA e molte amministrazioni comunali si trovano in difficoltà da questo punto di vista. L'app IO in realtà si è ridotta soltanto, ci si è accontentati di degli avvisi, per piacere, sta scadendo la carta d'identità, ma sono servizi tutto sommato abbastanza inutili. Però in questo momento il PNRR sta alzando fortemente l'asticella. Vorrei ricordare a tutti noi che non è uscito, non è stato aggiornato il piano triennale per l'informatica, quello di Agid, e penso che questo sia dovuto al fatto che il PNRR ha alzato di molto l'asticella, cioè ha sposato sostanzialmente ciò che prevedeva e ciò che prevede il CAD, aggiungendo poi alcune particolarità che vedremo poi. Ma in realtà l'asticella vera ce l'ha posto il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Tema delle competenze digitali, se ne è parlato a lungo questa mattina, ma io poi nella slide finale vorrei un po' dire come la vedo praticamente rispetto alla necessità di competenze digitali, soprattutto nel mondo dei piccoli e dei medi comuni. Il tema del one us only, attenzione, cosa che è enunciata come principio, ma in realtà non in tutte le pubbliche amministrazioni viene ancora praticata perché non esistono quasi sempre piattaforme di interoperabilità. Cioè, attenzione, noi parliamo di interoperabilità, ma il mondo dei comuni non è un mondo di interoperabilità, è un mondo in cui c'è un fornitore che ha praticamente in mano
tutto, per cui ad esempio Pago PA, quando è gestita da portali regionali, ha forti problemi di interoperabilità con i sistemi gestionali forniti dai fornitori. Quindi, tema dell'interoperabilità, bisogna uscire dalla enunciazione ed entrare nella pratica. Cloud computing e sicurezza informatica, perché molte pubbliche amministrazioni, soprattutto nei piccoli comuni, hanno ancora i loro server. E attenzione, il cloud, soprattutto all'inizio, non è assolutamente un risparmio per le piccole amministrazioni, ma sarà un costo. E quindi andranno pensate probabilmente a linee di assistenza, a linee di finanziamento che sorreggano soprattutto i piccoli comuni nell'attività di smobilizzo di ciò che è piccoli server assolutamente inefficienti e non sicuri, per andare invece alla politica che correttamente è stata definita il tema dell'interoperabilità ne ho già parlato prima, perché vi posso garantire che oggi parlare di interoperabilità nel mondo dei comuni è una cosa difficilissima, perché gran parte dei sistemi in questo momento e di alcuni flussi non sono interoperabili, cioè è interoperabile che all'unico fornitore, ma in un piccolo comune io non posso avere più fornitori, perché non mi viene garantita l'interoperabilità. È un tema attorno al quale bisognerà lavorare non poco. E ovviamente il tema della domanda, perché è vero che si è premuto molto, soprattutto attraverso switch off successivi, a dire ok, adesso utilizzate SPID, però fra questo e un utilizzo consapevole da parte dei cittadini di SPID e dei servizi digitali c'è ancora tantissimo da lavorare. Quindi quando parliamo di competenze digitali dei cittadini, ho sentito molto, con molto interesse l'intervento di Vannuccini prima, c'è il tema del favorire la domanda dei servizi digitali. Più domanda c'è, più incentiviamo l'offerta da parte delle piccole amministrazioni. Come consiglio io normalmente di procedere? Di fare il check di ciò che sta succedendo dopo il 28 di febbraio, perché il check amministrazione per amministrazione, soprattutto nei piccoli comuni, di ciò che è avvenuto dopo il 28 febbraio, non è ancora stato fatto. Parliamoci chiaramente, io sono uno di quelli che ritiene, ma l'ho sentito prima in un altro degli interventi e l'ho assolutamente condiviso, che in realtà chi dirige la politica di informatizzazione nei piccoli e nei medi comuni siano i fornitori. Non c'è una autonomia culturale nelle amministrazioni per cui prima decido cosa voglio e poi scelgo il fornitore. C'è un fornitore che ti risolve bene o male i problemi. Questo è il tema vero, cioè il pensare, uno degli obiettivi di competenze digitali nel mondo dei piccoli comuni, dei medi comuni, è quello di restituirgli la propria autonomia culturale nei confronti dei fornitori. Io devo essere consapevole della qualità di un prodotto e devo essere in grado, io, amministrazione, di determinare i tempi e le modalità di digitalizzazione. Non me le decide assolutamente il fornitore. E oggi purtroppo spesso non è assolutamente così. Partiamo da questo punto. In questo momento ogni amministrazione deve essere in grado di dire consapevolmente quanti e quali sono i servizi che lei rende disponibili utilizzando SPID, CIE, CNS, perché vorrei ricordare che la normativa prevede che tutti i servizi debbano essere forniti anche in modalità digitale, quindi non basta averne 3, 4, 2, 1, bisogna darsi una metodologia per individuare quanti e quali servizi vengono erogati utilizzando le piattaforme. Il punto vero nei piccoli comuni è che il passaggio da un ambiente gestionale ad un ambiente web, l'ambiente web è quello che consente l'accesso da parte dei cittadini, non viene e non può essere oggettivamente fatto in casa. Quasi sempre si compra una piattaforma, si compra da una piattaforma, da un fornitore, una piattaforma che consente l'utilizzo di servizi utilizzando SPID, CIE e CNS. Alcune piattaforme sono di buona qualità, altre francamente hanno seri problemi. Alcune piattaforme non sono assolutamente a norma. Ad esempio, si pensa che attraverso un unico single sign-on a quel punto si possano avanzare tutte le istanze ad una pubblica amministrazione. Non è assolutamente così da un punto di vista normativo. La terza cosa da verificare è l'organizzazione dei siti istituzionali. In questo momento i siti istituzionali, soprattutto quelli dei piccoli e dei medi comuni che gli sono stati dati nel pacchetto dai fornitori,
Se sono a posto da un punto di vista di linee guida agile, dal punto di vista, diciamo così, del design, non sono assolutamente a posto dal punto di vista del presentare piattaforme di fruizione dei servizi online. Il sito ormai deve diventare prevalentemente la piattaforma di fruizione dei servizi e quindi la sua architettura è un'architettura di piattaforma di fruizione di servizi e quella piattaforma deve essere in grado di parlare, e qui c'è l'interoperabilità, con il mondo dei gestionali. Possono essere anche fornitori diversi, ma l'interoperabilità deve essere assolutamente garantita. Appunto. C'è un forte rischio di lock-in, è quanto io sto sempre di più rilevando. C'è un unico fornitore, fornisce tutto, ma ciò non vuol dire qualità. Spesso vedo in giro sistemi informatici, francamente, non eccessivamente qualitativi, che formalmente rispondono a quanto prevede la normativa. In pratica, quasi sempre non è così. Alcuni di questi fornitori, peraltro, sono iscritti al cloud marketplace di Agid e qui bisognerebbe, che Agid fosse un po' più rigorosa nell'accettare, diciamo così, i prodotti che vengono iscritti al cloud marketplace di Agid. L'interoperabilità, ad esempio, dovrebbe essere un criterio senza il quale, oltre alla sicurezza, tu non dovresti essere nel cloud marketplace di Agid. Pago PA è un altro punto di snodo importante. Perché non tutti i procedimenti attualmente delle pubbliche amministrazioni, parlo dei comuni naturalmente, sono disponibili su PagoPA. Alcune amministrazioni hanno ancora parzialmente alcuni servizi, ancora si continuano a utilizzare gli IBAN, le banche continuano ad accettare gli IBAN, ma la conseguenza è che uno dei più dei risultati che maggiormente ci si attendeva da PagoPA era quello di favorire la riconciliazione contabile, ovvero da un punto di vista dell'efficienza, avere un unico flusso digitale in entrata di tutti i pagamenti. Ma se le banche continuano ad accettare i pagamenti utilizzando gli IBAN e le amministrazioni continuano a fornire gli IBAN, noi non faremo assolutamente mai interoperabilità. Questo è un punto dove bisogna farlo. Francamente, qui ci possono sembrare minuzie, ma non è così. Non tutte le amministrazioni hanno a disposizione i POS PagoPA. Per cui, certo, si possono accettare anche i pagamenti con le carte, eccetera, eccetera, ma ciò assolutamente ancora non ci consente la riconciliazione contabile, che è l'obiettivo finale di PagoPA. Però qui c'è un tema appunto di competenze digitali di fondo. Il punto che però in questo momento mi sta preoccupando di più in questa mia attività è quello della piena applicazione 1º gennaio 2022 delle linee guida Agid in materia di formazione, gestione e conservazione di documenti informatici. Ovvero il flusso. Non tanto per consapevolezza, ma per switch off e per obblighi, ormai il flusso in entrata nelle pubbliche amministrazioni è ormai quasi al 90% digitali. Fatture sono tutte digitali. SUAP implica un flusso digitale. SPID si comincia a utilizzare. PEC e MEI si cominciano a utilizzare. L'analogico in entrata è ormai limitato. Il problema vero è la gestione del back office digitale. Tutto entra in formato digitale, ma la cultura gestionale dentro le amministrazioni è ancora in gran parte analogica. Non è un problema di software, perché i software consentono ad esempio di fascicolare digitalmente, ma i comuni non fascicolano digitalmente. Vi giuro, non dico non ne sto trovando uno, ne sto trovando pochissimi che fascicolano correttamente da un punto di vista, da un punto di vista corretto, con i metadati corretti. Ora, anche qua, senza essere sgradevole, va abbandonata un po', quando ragioniamo di questo, la cultura archivistica. Non stiamo più parlando di una cultura archivistica, stiamo parlando di come gestire un flusso digitale, che è una cosa diversa. Attiene i modelli organizzativi e questo è il tema dove bisognerebbe lavorare molto, molto nel corso di queste settimane. Non si tratta banalmente di fare il nuovo manuale di gestione documentale, cosa che tutto sommato si deve fare. Il problema vero è applicare questi manuali dal momento del protocollo, perché oggi cominciano a entrare strani animali che escono da uno che si chiama SPID. Protocollatori non sanno cos'è questo SPID, sono abituati al controllo della firma, la copia, fronte e retro del documento d'identità. Qui è un punto dove abbiamo bisogno di serie competenze.
dedicherò un minuto al tema delle competenze, eccolo qua, e abbiamo finito. Io sono totalmente d'accordo con ciò che è stato detto fino ad ora attorno al tema delle competenze, mi sono letto bene il sillabo, eccetera, eccetera. Ciò che io ritengo necessario è che però le competenze digitali in questo momento debbano essere attualizzate. Cioè noi nei comuni abbiamo bisogno di persone che quando un cittadino si presenta allo sportello e chiede cos'è SPID, deve spiegargli perfettamente cos'è SPID e magari aiutarlo a farsi un'identità SPID. Nel comune noi dobbiamo avere persone in grado di gestire perfettamente PagoPA. La competenza di base di un dirigente, di un responsabile di un settore deve essere anche aprire un fascicolo digitale, saper utilizzare correttamente un titolario di classificazione, eccetera. Cioè io sento il grande bisogno che nel 2022 il piano di competenze digitali, uso il 2022, ma potrebbe essere anche il 2023, permettetemi la battuta, un piano di competenze digitali attualizzato al PNRR. Questi sono gli obiettivi del PNRR, chi deve gestirseli, portarli a casa all'interno di un comune deve avere le competenze digitali di base e più avanzate per poterlo fare. Chi gestisce resti di CED deve sapere tutto di sicurezza informatica. È chiaro come ragiono io. Questo dovrebbe essere il piano competenze digitali in alcune delle, anzi, nelle amministrazioni. È chiaro che, e questa è l'ultima slide, e ho finito qui, tralascio queste slide sul warning pericolo, perché attenzione, se prima si era abituati alle proroghe, adesso attenzione, parte la sanzione per mancata digitalizzazione e ciò sta preoccupando molto i comuni, ma non è che possiamo solo sanzionarli, dobbiamo anche aiutarli ovviamente a uscire da un po' di problemi. Qui svolgono un ruolo essenziale gli RTD. Diciamocela francamente, in molti comuni l'RTD è una persona disponibile. Non ho nessuno, faccio il ragioniere, non ho nessuno, faccio il capo dei lavori pubblici e così via. Cioè manca quella specializzazione che l'articolo 17 del CAD attribuisce all'RTD, ma è soprattutto organizzativa più che informatica in questa fase. Nei piccoli comuni abbiamo bisogno di incentivare figure di RTD consortile. Ormai io seguo molte regioni, ci sono alcune esperienze, soprattutto in Friuli, Venezia Giulia, dove ci sono attività, diciamo così, consortili, attività consortili interessanti con l'RTD di un consorzio o di un'unione comunale. E io lo ritengo francamente una scelta che sarebbe da incentivare e assolutamente da aiutare. Scusate, ma io mi fermo qui. Grazie per la vostra attenzione. Grazie a te Michele, il tuo intervento è stato apprezzato da molti partecipanti per il linguaggio diretto e chiaro. E in effetti probabilmente quando si Grazie, riportano davvero. i temi delle competenze, soprattutto nelle amministrazioni più piccole, bisogna scegliere il linguaggio più giusto per riuscire a dialogare e trasferire anche quello che è stato chiamato prima, una come dire, coscienza del perché è importante il passaggio al digitale e delle vere ragioni per le quali si fanno certe scelte, ci sono delle linee guida, ci sono anche delle sanzioni in vista e quindi trovare il modo per, come hai detto tu, aiutare le amministrazioni ad affrontare questa complessità sempre crescente. Ci sono delle domande, francamente non saprei a chi assegnarle. Però almeno a qualche domanda secondo me dovremmo rispondere. Una ce n'è molto, è molto generale, quindi la lascerei un po' sul tavolo ed è quella se è preferibile uno stato centrico o un approccio che valorizzi i sistemi locali nel processo di, qua si chiede di decentramento della PA, ma io direi di innovazione della PA. Cioè, questo forse è un tema molto generale, molto sentito. Col PNRR probabilmente c'è un impatto del centro molto rilevante. Che approccio potremmo seguire per facilitare questo cambiamento? Lo chiedo un po' non solo a Michele che è in video, ma chiede, ecco Gianluca, grazie per essere venuto, anche Vi rubo un secondo perché poi vi devo lasciare perché sono fatalità in un comune con la coda fuori che sta aspettando il secondo round di un mio momento formativo. Peraltro in Toscana, Vannuccini. Ma per esperienza io ritengo bisogna essere molto fermi sul quadro normativo generale.
Cioè io ritengo che sia stato un errore quest'anno non rinnovare il piano triennale per l'informatica fatto da Agit. E io ritengo quello sia stato un punto di riferimento essenziale. Magari va aggiornato al PNRR, ma io ritengo questo sia uno strumento. Però poi, fatto il quadro generale, io ritengo che le esperienze locali vadano assolutamente valorizzate. Perché come digitalizzo la provincia di Pisa non è come intervengo nel comune di Forni a Voltri in Friuli. E però, peraltro, certo, linea per tutti, stesso sistema di digitalizzazione, sicurezza e così via, ma poi io penso davvero alle periferie che non possono essere abbandonate. Grazie Michele. Direi prima Gianluca e poi Valentina. Figurati. Risaliamo dal basso verso l'alto. Ma dunque io, avendo un po' di capelli bianchi, ho vissuto l'e-government dall'inizio, no? Dal 2000, primi anni 2000, e so bene la fatica che abbiamo fatto all'inizio nel cercare tutti di reinventare la ruota in tutti i territori. Per cui, a mio avviso, è fondamentale avere una guida certa e dei punti fermi dal centro, fondamentale, perché diciamo, la bellezza di avere un quadro di riferimento come piano triennale rispetto ai primi anni 2000 è un sogno, insomma, perché non si deve più reinventare la ruota, abbiamo dei punti fermi. Chiaramente. Diciamo, è fondamentale che esistano tutti i livelli, a mio avviso, della catena, fino ad arrivare, diciamo, al piccolo al comune, al territorio, perché ogni livello ha il suo senso di esistere, la sua fattispecie per cui è utile la sua presenza. Quindi le regioni come intermediazione tra il livello centrale che definisce gli indirizzi di guida e vari progetti di livello nazionale e il territorio regionale e così via, poi, quindi compresi fino ad arrivare al singolo comune, compresi anche gli intermediari che aiutano nel dialogo con i territori, quindi vari ANCI e così via. Quindi credo che ogni soggetto abbia il suo ruolo e possa avere il suo ruolo, a maggior ragione con una sfida così complessa come il PNRR, come quella abbiamo davanti, che quindi richiederà l'impegno massimo di tutti i livelli, non soltanto a livello centrale, ma di tutti i livelli. Valentina? Sì, assolutamente concordo. Sicuramente un governo centrale è essenziale perché, soprattutto prima si parlava del tema dell'interoperabilità, sappiamo benissimo che uno dei problemi dell'interoperabilità è dovuto proprio al fatto che, diciamo, le autonomie locali, ma anche a livello ministeriale, diciamo, rendono poi complessa poi l'effettiva realizzazione di questo disegno. Quindi un coordinamento centrale è assolutamente essenziale. Ovviamente non si può prescindere dalle realtà locali, perché sono molto diverse e di fatto il problema a volte diciamo del punto di vista centrale è che ovviamente ha dei riferimenti che sono molto diversi rispetto a quello che sono le realtà locali. L'abbiamo visto anche oggi nella discussione, la situazione è molto diversa e va trattata come tale. Sicuramente quadro normativo, ma anche direi una spinta importante di supporto. Ora è presente in molte delle politiche del PNR, non soltanto l'azione regolatoria, ma anche la creazione di centri di competenza, realtà di supporto che guidino il processo di semplificazione da un lato, se penso alle azioni che sono del Dipartimento della Funzione Pubblica, quindi con il gruppo coordinato dalla Funzione Pubblica per l'attuazione delle politiche di semplificazione da un lato, ma anche sulla politica del digitale. Quindi non è sufficiente che il centro definisca regole, ma aiuti poi anche nella loro attuazione. Grazie, chiedo anche a Imme e Claudia se hanno qualche elemento che ricollega un po' questa discussione finale con l'analisi fatta attraverso gli incontri di focus group. Beh, assolutamente sì. Io non voglio parlare troppo perché già ho rubato tempo a Claudia, per cui le Mi lascio la sembra. parola. Assolutamente sì, ci sono tutti gli elementi che ha ben evidenziato sia Vannuccini che Michele, ma lascio l'onore a Claudia. Vai, Claudia, prego. Il microfono, Claudia. Claudia, non ti sentiamo attivamente. Il tema della discriminazione digitale è un tema, co così come quello dell'interoperabilità, è sicuramente legato anche
un po' alla formazione come emerso dei responsabili della trasformazione digitale. Quindi questo è un tema anche di condivisione di competenze, quindi mi è piaciuto molto il discorso dell'approccio olistico. Diverse realtà, dalle università alle regioni e ai comuni, hanno parlato proprio di coinvolgimento attraverso modalità partecipative e quindi di formazione sia non solo degli operatori ma anche della cittadinanza, soprattutto dove la cittadinanza ha, diciamo, unità anagrafica importante, e sappiamo bene che questo è uno degli elementi cardine. Quindi il coinvolgimento attraverso modalità partecipate sicuramente è importante, così come il tema dei finanziamenti in infrastrutture, ma anche in formazione. Quindi condivido quanto è stato detto ed evidenziato. Se posso aggiungere, le competenze, i fabbisogni, diciamo così, su cui ci si è soffermati molto nei nostri focus group, sono proprio quelli che lavorano, che si concentrano sulle metodologie e gli strumenti per lavorare in gruppo in modo trasversale, oltre agli strumenti di project management e lavoro agile, e soprattutto tutta la parte di open source e open data insieme alla gestione di community e di, appunto, reti locali. Quindi assolutamente tutti gli ingredienti per avviare l'attività corposa sui territori sono stati forniti. Quindi ringrazio ancora una volta tutti i partecipanti alle nostre attività. E per Salvatore, permettimi di lanciare un appello per chi volesse partecipare al test degli strumenti di assessment delle competenze digitali, può farlo inviando una richiesta all'help desk, l'indirizzo è proiettato sulla slide. Grazie a Certo, questa è tutti. proprio la logica della collaborazione. Chiediamo a tutti anche di collaborare per mettere a Esatto. punto degli strumenti che funzionano. Ringrazio tutti i relatori, ma anche i partecipanti che hanno resistito alle 13:35. È ora di pranzo e quindi non mi dilungo con le conclusioni. Però invito tutti a seguire un po' le attività del Formes su queste tematiche, perché cercheremo di lavorare a supporto della pubblica amministrazione in una maniera collaborativa. Grazie ancora e buona giornata. Arrivederci.